Come tutti sapete, mi candido sindaco di Taranto con il movimento Taranto senza Ilva in modo assolutamente trasversale ai partiti, né centrodestra né centrosinistra né Movimento 5 Stelle. La questione ambientale in primo piano, in primissimo piano, ma parimenti va considerata la vivibilità urbana, anzi l'invivibilità urbana, quella invivibilità che l'amministrazione Melucci ha seminato, altro che seminare la rinascita. A me piace il contatto diretto con i cittadini, quei cittadini che amano Taranto e vogliono dare il contributo, il proprio contributo per questa città. Ho al mio fianco Marco Tanese, un giovane. Ci siamo conosciuti attraverso le mie dirette Facebook, una persona che davvero ha a cuore il territorio e che sarà candidato al Consiglio Comunale di Taranto. Ha un occhio molto vigile sulla città, essendo oltretutto un tecnico della materia edilizia, e quindi a questo punto scopriamo qual è la situazione di invivibilità oggi. In questo servizio siamo a Piazza Garibaldi nel borgo Umbertino a pochi metri dal ponte Girevole, quindi una zona bellissima che dovrebbe essere curata e coccolata, invece qui regna il degrado assoluto. Allora Marco, andiamo a descrivere questa situazione inquietante. Allora, praticamente ci sono dei corrugati lasciati alla vista, insomma, possiamo vedere che ci sono dei cavi scoperti, non sappiamo se è una vecchia illuminazione, una nuova illuminazione, se all'interno passi corrente o passi altro, perché sono comunque cavi lasciati così scoperti alle intemperie. Insomma, pericolosissimi, perché qui ogni qualvolta salta la corrente e ogni qualvolta piove salta la corrente. Salta la corrente, quindi ci troviamo in una situazione di degrado, ci troviamo in una situazione, insomma, che deve essere curata e l'amministrazione comunale credo che non abbia... I controlli non sono stati fatti, ma la cosa più grave, perdonami, è che questi cavi, all'epoca in cui sono stati appunto immessi, collocati, sono stati collocati in modo irregolare. Bravissimo, sono stati collocati in maniera errata, perché anche in antecedenza dovevano essere posizionati sotto il sottosuolo, quindi scavati con le varie protezioni, con un nastro che se qualcuno andava che preservasse da eventuali... Come un nastro di avviso, perché se qualcuno andava a scavare doveva rendersi conto di che cosa c'era lì sotto. Invece, come vediamo qui, sono stati posizionati neanche a 2-3 centimetri dal sottosuolo, neanche 2-3 centimetri. E nessuno ha mai controllato. Si fanno i lavori e l'amministrazione comunale non va a controllare. Quindi questa è terra di nessuno. Sì. Poi per quanto riguarda le illuminazioni... Vediamo anche dei faretti, sì. I faretti da terra, sì. Che sono completamente... rotti. Erano stati studiati, sono predisposti per un'illuminazione da terra, e sono predisposti per un'illuminazione da terra, e, insomma, per anche una bellezza, perché anche una cosa estetica. E per sviluppare la luce dal basso verso l'alto, quindi un effetto... Un effetto ottico, scenico. E sono abbandonati a loro stessi, perché sono completamente rotti. All'interno sono cresciute piante e vegetali, quindi... E poi c'è anche un'altra situazione, vediamo una grata, come detto, con dei cavi, una grata quindi attraverso cui l'acqua, quando piove, scorre, sì. Come fosse un fiume. È una pozzetta di 3 metri, e all'interno ci sono varie carte, tra siringhe, carte... insomma, non è un bello spettacolo, e ci sono dei cavi scoperti sempre, lasciati morire lì dentro, e poi io penso che sia consono fare un controllo e verbalizzare ciò che è questo fatto, insomma. Bene, io ho detto, da sindaco creerò
un ufficio, uno sportello di pronto intervento, perché queste situazioni non bisogna aspettare, come dire, le calende greche, arrivare all'infinito per intervenire. Immediatamente bisogna intervenire in queste situazioni, subito, perché è a rischio la pubblica incolumità. Cioè, io dico, ma quando sono stati messi questi corrugati, nessuno ha controllato come sono stati messi? L'amministrazione Melucci, lo ripeto, dice di aver seminato la rinascita, ma quale rinascita? Quale rinascita? Ha solo gettato fumo in faccia ai cittadini, non ci bastava il fumo dell'Ilva, abbiamo avuto anche quello di Melucci, ma lo stesso per le precedenti amministrazioni. È l'ora di svoltare, noi faremo un ufficio tecnico che è una sorta di pronto intervento tecnico e immediatamente in quelle situazioni in cui ci vuole davvero poco per intervenire. Anche perché andiamo a vedere determinati cavi e sono già stati scorticati, quindi non sappiamo se all'interno ci sia della tensione. Comunque quei cavi, quando sono stati messi, lo ripeto, non potevano essere messi così. Sono stati messi in una maniera errata, perché quei cavi devono stare sotto il sottosuolo, devono essere coperti, interrati. Non possono stare per nessun motivo alle intemperie, esposte alle intemperie. Impere i vari pericoli che sia la strada, perché qui è una piazza centralissima dove ci giocano dei bimbi, dove passano degli animali, dove qualsiasi persona possa essere messa in rischio. Allora al rischio noi non ci vogliamo stare. È il momento di agire, è il momento di cambiare, è il momento di farci carico delle nostre responsabilità dei cittadini e segnalare qualsiasi esso sia il dissesto, qualsiasi esso sia il danno, qualsiasi esso sia il problema, e va subito operato. E caro Marco, il degrado non finisce qui, perché c'è un'altra chicca, un tombino di pietra, lo chiamo impropriamente così, abbandonato. Sì, doveva essere sovrapposto sopra la copertura, insomma, perché quello credo che sia uno scarico di acqua per l'acqua piovana, doveva essere sovrapposto sopra, invece come vediamo è abbandonato a due scoperto. Metri, a due metri. Lo scarico di acqua piovana è scoperto. È scoperto, quindi qui ripeto che ci giocano bambini, l'incolumità dei bambini va sempre tutelata, anche quella degli adulti, di qualsiasi persona fisica e non solo, anche qualche animale, e possa inciampare, possa cadere dentro e recare così un danno. Quindi sono cose che dobbiamo constatare, valutare, tenere conto e affrontare, avere la voglia, la passione di riprendere la nostra città in mano. Ecco perché io dico sempre Taranto ai tarantini, perché fino a quando l'amministreranno persone che vengono da fuori, questo sarà il degrado che noi avremo sempre a Taranto. Come vedete, noi vogliamo queste persone, come Marco Tanese, candidato al Consiglio Comunale, come ci sono altre 31 persone nella lista Taranto senza Ilva, persone che vivono la quotidianità e che segnalano, che agiscono. Io sarò un sindaco di strada, nel senso migliore del termine, un sindaco che gira. Melucci, ma tu quando mai uscivi da Palazzo di Città? Raramente, molto raramente, solo ora ti stai facendo vedere in città per raccogliere voti. Caro Melucci, tornerai a casa? Come anche rimarrà a casa il centrodestra, il Movimento 5 Stelle assieme a Melucci? Avremo da divertirci. Taranto svolta. Luigi Abate è candidato sindaco col Movimento Taranto senza Ilva. Daremo davvero una ventata di novità a questa città, la rivolteremo come un calzino. Sono 20 anni che faccio battaglie giornalistiche e mi sono stancato di denunciare le stesse cose. Potrei prendere i filmati di oggi, quei filmati sono gli stessi di 10 anni fa, non è cambiato nulla. Amici, che dire, c'è la storia di ognuno di noi che parla e la mia storia parla.